Intanto iniziamo a dare il benvenuto alle persone che si stanno collegando. Buonasera a tutti. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Beh, io se posso farei gli onori di casa con un brevissimo video di 20 secondi di New World Camera e poi vai, mi lascio la parola. Super, va bene, va bene. Il mondo della fotografia è la tua passione? Scopri New World Camera. Ampia scelta di materiale fotografico. Usato garantito e nuovo. Prenotabile anche online. Spedizione in tutta Italia. E servizio di riparazioni e revisioni. New World Camera. Il cuore pulsante della fotografia. A Milano, in Viale San Michele del Carso 4. E sui social. newworldcamera.it. Benissimo. Benissimo. Perfetto. Intanto dico subito una cosa prima, una piccola cosina. Sì. Che Davide è stato un attimo bloccato e arriverà a breve, da un momento all'altro, e quindi arriverà il prima possibile. Bene, allora ringraziamo tutti quelli che sono già presenti. Lo scopo di questo incontro, seppur virtuale, è quello di parlarvi, di raccontarvi un po' il progetto che abbiamo in mente. Teoricamente avremmo dovuto esserci già trovati poche settimane fa per la prima DIY Night. La DIY Night, adesso vi racconteremo un attimino, per chi non lo sapesse, di che cosa si trattava, di che cosa si tratta, di che cosa si è sempre trattato. Era un'occasione per fare qualcosa assieme in maniera molto semplice, in maniera molto divertente. In occasione di questa DIY Night che doveva nascere, ne avremmo approfittato per parlarvi del progetto, di presentare quello che adesso vi racconteremo velocemente, vi introdurremo. Purtroppo gli eventi non ce l'hanno permesso e quindi eccoci qua. Se avete delle domande potete farcele nella chat, cerchiamo di rispondere a tutti quelli che, mentre uno parla, ci sarà sempre qualcuno che cercherà di rispondere più o meno a tutti. Adesso vi ricordo comunque che poi abbiamo un sito, adesso vi faremo vedere durante la serata come potete raggiungerci, dove potete scriverci, come potete contattarci, come potete avere news, e quindi se non riusciamo a rispondere a tutti oggi, portate pazienza, scriveteci una mail, rispondiamo sempre a tutti, magari non nell'immediato ma entro pochi giorni abbiamo sempre risposto a chiunque. Quindi niente, adesso lascio un attimino la parola a Matteo, che vi racconta un attimino dell'associazione, di quali sono i primi step da cui partiremo. Purtroppo abbiamo dovuto interrompere tutta una serie di cose proprio per il fatto che banalmente la Camera di Commercio è chiusa. Okay? Quindi adesso ci saranno delle piccole cose che mancano all'appello e poi potremo cominciare a fare tutto quello che vi racconteremo. Sì, allora, diciamo che noi siamo da un po' di anni che stiamo facendo delle cose insieme. Abbiamo realizzato queste serate di DIY Night in Spazio Raw, in altre città, oltre che Milano. E da lì abbiamo deciso di creare questa associazione, soprattutto non per... cioè portare avanti delle iniziative tra di noi, ma soprattutto per coinvolgere anche altre persone, fare in modo di collaborare con chi vuole collaborare insieme a noi e realizzare delle attività, degli eventi, qualsiasi cosa legata poi alla fotografia, alle fanzine, ma non solo. E stavamo partendo, ma purtroppo questa situazione ci ha bloccato per ora. Ma appena riusciremo a, diciamo, sì, tornerà un po' alla normalità, apriremo questa associazione e per ora stiamo, diciamo, raccogliendo tramite la newsletter che abbiamo aperto chi è interessato comunque si può iscrivere alla newsletter e rimane in contatto con noi. Poi nel momento in cui apriremo daremo tutte le informazioni, organizzeremo una serata che dovevamo fare a marzo e ovviamente non abbiamo potuto fare, e quindi organizzeremo questa serata e poi l'associazione, insomma, partirà regolarmente, ecco. E questo è un po' quello che abbiamo
stavamo facendo e abbiamo dovuto interrompere. E sono un po' di anni che portiamo avanti queste serate con fanzine, progetti editoriali, eccetera. E oltre a quello, poi adesso vi presenteremo tutte le varie attività. Comunque abbiamo il cantiere di fare diverse cose, ecco. E basta, insomma, questo è quello che stavamo facendo. E ci siamo dovuti bloccare perché non abbiamo potuto registrare l'associazione all'ufficio delle entrate. Nel momento in cui tutto sarà operativo, partiremo. E basta. Poi, se avete qualche domanda. Poi sì, adesso vi dico, in realtà non è che ci siamo bloccati completamente, abbiamo anche comunque iniziato a pensare, abbiamo iniziato a parlare con altre associazioni. L'idea parte dal fatto che sia insegnando, molti di noi insegnano, non tutti, quasi tutti insegnano, noi veniamo in contatto, facciamo mostre, vediamo tantissimi altri fotografi, veniamo in contatto con tantissimi lavori bellissimi, che spesso rimangono chiusi negli hard disk, e l'idea proprio che era nata per noi di valorizzare i nostri lavori e di chiuderli dentro piccoli progetti di microeditoria fatto con le fanzine, questa cosa è applicabile anche ad altri, non solamente a noi, e quindi è anche un luogo, uno spazio, diventa uno spazio fisico, non uno spazio virtuale, adesso è uno spazio virtuale, ma l'idea è che diventi uno spazio fisico di espressione e di condivisione, perché se da un lato vogliamo aiutare magari degli autori emergenti che non per forza devono essere giovani, noi veniamo in contatto con tante persone giovani, ma non per forza devono essere giovani, vogliamo valorizzare anche tanti autori che abbiamo incontrato per caso che sembrano poco conosciuti ma che hanno dei lavori incredibili. Quindi l'idea è proprio quella di fare poi un programma e di portare a tutti e di condividere assieme delle mostre e preparare delle attività. Delle attività, allora, alcuni di noi sono più vicini alla documentazione, al reportage, altri all'espressione personale, però delle attività da fare anche sul territorio. Ovviamente noi siamo a Milano, ma non è detto che per forza questo debba essere l'unico posto fisico. Infatti già con le Dry Nights noi abbiamo girato, siamo stati a Sanremo, siamo stati a Mantova, e l'idea è quella proprio di aprirsi. Abbiamo un territorio fantastico da esplorare con tantissime storie da raccontare e da valorizzare. Non solamente con microeditoria e fanzine, abbiamo iniziato già a muoverci con altre associazioni, perché a noi interessa ovviamente la fotografia, il nostro core, però ci interessa anche la scrittura, ci interessa il video, ci interessa la storia importante. L'idea è quella poi di condividere con altre associazioni, lo dicevo prima anche a loro, con associazioni che magari hanno delle riviste, sia riviste online che riviste cartacee, e di collaborare e di aiutare le persone che magari stanno muovendo i primi passi all'interno di un mondo che può andare verso l'espressione personale, verso il giornalismo, di aiutarli con i nostri collegamenti, con i loro contatti, a produrre qualcosa di significativo e anche a coglierne i frutti di qualcosa di significativo. Perché oggi i progetti si chiamano appunto progetti fotografici, progetti artistici in generale, però i progetti hanno una parte di preparazione, hanno una parte di realizzazione e poi devono essere veicolati. E molto spesso, rimanendo da soli, noi abbiamo visto che magari progettiamo, magari realizziamo e poi manca sempre qualcosa nel veicolare. Quindi abbiamo in mente proprio anche delle idee di condivisione e di pubblicazione, magari delle campagne anche di Kickstarter su lavori particolarmente belli che meritano di essere valorizzati. Ognuno di noi ha una storia, abbiamo un sacco di amici, di conoscenti, alcuni fra i grandi fotografi, alcuni fra scrittori, giornalisti, quindi l'idea è quella di mettere in comune un patrimonio, cercare di fare un percorso assieme, molto legato ovviamente alla microeditoria che a noi piace in maniera particolare, ma non solo. Cioè
guardare, dare uno sguardo verso l'esterno. I tempi che ci stanno, che ci aspetteranno. Oddio, sto parlando troppo? Vai tranquillo. Vai, vai. Però i tempi che ci aspetteranno dopo questa situazione che ci ha bloccato e anche adesso che ci blocca sono tempi che purtroppo non saranno facili, però saranno estremamente interessanti. Perché ci sono tantissime sfide che ci attendono, e ci saranno tantissime storie da raccontare. Ci vorrà una grande energia per preservare delle cose e delle memorie che sennò andranno perse dopo questo periodo. E quindi ci sono un sacco di possibilità per chi vuole esprimersi, per chi vuole raccontare, per chi vuole documentare, per chi vuole fotografare, per chi vuole scrivere. Noi, come vi dicevamo, non è che siamo solamente fotografia, ci interessa la poesia. Io ho in mente già delle altre associazioni e proprio l'idea è quella, tra l'altro, di suddividerci un pochettino i compiti per iniziare a dialogare con gli altri. Cercheremo un pochettino dei bandi sul territorio, quindi ci daremo un bel po' da fare. E poi vi aspettiamo, perché questo è l'inizio, però vi aspettiamo perché abbiamo bisogno di energie. Da soli, soprattutto in questo periodo in cui ci siamo separati, siamo virtualmente assieme, però quello che succede è che siamo separati davanti a degli schermi e spesso ci sentiamo magari soli. Invece è un momento in cui pensare, mettere assieme dei progetti e condividere. Ci sarà, ovviamente cercheremo di fare delle mostre non nostre, ne abbiamo già fatte abbastanza, però di autori che hanno dei lavori pesanti e fortissimi. Io proprio in questi giorni, con grandissima gioia, ho visto riemergere dal buio di 10 anni di un lavoro stupendo, strapitoso di un mio amico fotografo, che dopo 10 anni ha preso in mano un lavoro, ha iniziato a editarlo, ha iniziato a mettere assieme le fotografie, fantastico, bellissimo, cioè, un lavoro che è stato lì dimenticato e che di colpo si risveglia. E immagino che ce ne siano tanti di lavori del genere. E quindi abbiamo anche voglia di vedervi, yeah, e di vedere i vostri progetti e di aiutarvi a concretizzarli. Immagino anche che molti dei nostri ex allievi che finiscono la scuola, si affacciano nel mondo del lavoro, magari abbiano voglia di continuare una parte espressiva e di aiutarci in questo sforzo e in questo lavoro. Poi una cosa anche, qualcuno sta chiedendo se ci rivolgiamo solo ai professionisti. Assolutamente no, assolutamente no. Qualcuno nella chat l'ha appena chiesto. No, tutto il contrario. Magari qualcuno ha inteso che noi faremo solo magari fanzine, ma in realtà non è questo lo scopo. Noi veniamo magari da questo mondo che è partito magari dalle fanzine, quindi veniamo magari dall'idea originale di Provoke. Molti di voi sanno cos'è Provoke, quindi dall'idea di queste riviste autoprodotte a basso costo, in maniera semplice, per mettere assieme. Adesso non sto a farvi il riepilogo della storia di Provoke, comunque dall'idea di un'autoproduzione. E questo sarà un concetto che rimarrà, quello di cercare di semplificare e di trovare un modo per rendere fisico qualcosa che altrimenti rimane soltanto nei nostri computer e magari osservato attraverso uno schermo, tutti in isolamento, un po' come adesso, no? O peggio ancora, attraverso magari dispositivo portatile, un telefono. La nostra idea è sempre stata, sia in progetti passati che ci hanno visto avvicendarci a vicenda, come ad esempio Oscura, qualcuno lo ricorderà, noi abbiamo fatto queste 8 DIY night, queste 8 serate, in cui ogni volta invitando anche delle persone esterne, andavamo a creare, ne apro una a caso, andavamo a creare delle mostre fatte in maniera molto semplice, come potete vedere magari in questa. Qui in questo caso siamo a Mantova, al Festival della Letteratura dove eravamo stati invitati. Abbiamo messo assieme un gruppo di persone con la voglia di fare, abbiamo creato una mostra, abbiamo trovato un'associazione che ci ha ospitato,
qui era appunto erano le fasi dell'allestimento, ed è stato bellissimo condividere con tutte le persone che si sono avvicendate presentazioni, slideshow, una vera e propria mostra, e l'esito è stato splendido, perché qui vedete esempio Corrado Dalcò che presentava un suo lavoro. Abbiamo conosciuto Cosalone, ho visto che è Cosalone. Abbiamo visto un sacco di persone super interessate a cui abbiamo potuto presentare dei lavori. Cosa nasce da questo tipo di cose? Nascono delle possibilità, nascono delle connessioni, no? Nascono delle relazioni che poi a volte si trasformano in collaborazioni, in nuovi lavori, in incontri interessanti, in collaborazioni future. Quindi da cosa nasce cosa? Noi crediamo molto in questo. Però non vorrà dire che saranno solo fanzine, potranno essere collaborazioni con il video, con gente che ha voglia di scrivere, con gente che ha voglia di magari lavorare sul territorio. Quindi quello che faremo sarà fare delle riunioni con tutti coloro che vorranno associarsi, poi parleremo dopo di come associarsi, con tutti quelli che vorranno fare delle riunioni, trovarci, pensare dei progetti insieme che non dovranno essere i nostri, perché se volevamo continuare a esporre la nostra... la nostra fotografia bastava farlo senza troppi problemi. Quello che vorremmo fare è produrre anche per altri, cioè condividere e fare cose assieme. Quindi l'idea possono essere delle pubblicazioni collettive con delle open call in cui ognuno mette qualche foto e quindi nascono cose simili a quella che state vedendo. Oppure magari dei lavori monografici dedicati solo a una persona. Quindi l'idea che qualcuno vuole produrre magari un libretto, fare una mostra, lo si può fare, lo si può pensare di fare tutti assieme. Questo non vuol dire certo che potremo pubblicare ogni cosa, però faremo delle scelte, faremo delle selezioni, ne parleremo assieme, decideremo assieme cosa fare, potremo fare delle votazioni, potremo vedere da farsi e crearlo. Cioè prendere la parola facciamolo e metterla in pratica. La sede non sarà una sola, l'associazione sarà basata presso Spazio Rov, in corso di Porta Ticinese, inizialmente, però l'idea sarà di itinerare, di muoversi, di spostarsi. Appunto siamo stati a Torino, siamo stati al Festival di Sanremo, in un forte stupendo, può essere a Mantova, ci sono stati varie occasioni in cui ci siamo mossi altrove, la risposta è sempre stata entusiasmante, le fanzine sono sempre andate vendute, c'è un forte interesse in questo tipo di cose, quindi noi crediamo che sia possibile. Il nostro sito adesso è questo, associazionediy.org, c'è una newsletter, vi basta cliccare qui per ricevere tutte le news, quindi noi promettiamo di non fare spam, ne abbiamo mandate giusto un paio finora, potete iscrivervi da qui e vi diamo tutte le informazioni sul work in progress. C'è una sezione paper, ad esempio, vi faccio giusto un esempio di quello che abbiamo fatto magari recentemente. Qui ci sono alcuni progetti che abbiamo già stampato che sono disponibili alla vendita, ma non solo. Questo qui ad esempio che vi faccio vedere adesso è un lavoro che io stavo preparando per la serata che poi è andata a monte per via è stata rimandata per via del lockdown. Questa è una selezione di stampe che io ho fatto in camera oscura per un'altra ragazza, qui non c'è niente di mio, che ha una visione incredibile. Abbiamo creato questi due libretti che vedrete più tardi, queste due fanzine che vanno una dentro l'altra, una selezione di stampe fatte in camera oscura, nella mia camera oscura, che serviranno a raccontare questo suo progetto, che è un progetto splendido. Questi sono tessuti imbevuti di emozione sensibile che sono stati stampati in camera oscura. Quindi tutto questo tipo di cose, a cui magari queste sono pellicole LIT trasparenti esposte in camera oscura. Quindi tutto quel tipo di cose che magari qualcuno ha difficoltà a fare, e da questo cosa nasce? Nasce l'idea di fare qualcosa assieme, di creare, no? Quindi di dare la possibilità di fare, di esporre. Questo lavoro qui, questa fanzine qui ad esempio, doveva essere esposta in occasione del primo incontro, no? Questo l'abbiamo creato noi di tasca nostra, con le nostre forze, e doveva essere la prima cosa che è soltanto rimandata, avverrà. Però è un lavoro personale di un'altra persona che verrà condiviso con tutti. Quindi due fanzine, una dentro l'altra, giusto per farvi capire il tipo di cose che si possono andare a fare, no? È solo un esempio, però.
Quindi queste cose qui sono le trovate nel nostro sito, ci sono mille cose che potete guardarvi, altre le aggiungeremo, e quello che avviene in queste serate sono questo tipo di cose, cioè qualcosa di molto spontaneo. Queste sono prese da nostri lavori, incontri, serate che abbiamo fatto, cose che abbiamo pubblicato, situazioni in cui ci siamo trovati, però lo spirito è totalmente collaborativo e totalmente di assoluta spontaneità, quindi l'idea di fare qualcosa anche per altri. Stiamo allestendo una camera oscura che avrà 4 o 5 postazioni, non ricordo esattamente, e l'idea di questo posto è di metterlo anche a disposizione a chi vorrà stampare. Quindi se qualcuno ha bisogno di fare delle stampe, noi non saremo la soluzione a tutto, però sarà un luogo dove creare assieme qualcosa, ok? Di dare la possibilità a chi non sa come farlo e poi di condividerlo, di esporlo, invece che in un sito o su uno smartphone, di esporlo in dei luoghi fisici, ne nasceranno altri, ne troveremo di nuovi, cercheremo di aderire a dei bandi per avere degli spazi da poter gestire e quindi in qualche modo andare a dare la possibilità alle persone. Questo ad esempio è un negozio sui Navigli, è zona Naviglio, dove abbiamo fatto uno dei primi incontri, che volendo potremmo utilizzare ancora, perché questo è disponibile quando lo vogliamo. Okay, basta organizzarsi per tempo, potremo esporre anche qui, di nuovo, nuovamente, in maniera molto facile, questo ve lo posso già dire. Quindi voglio dire una cosa, su questa mostra qui sui Navigli avevamo fatto anche un bello esperimento di portare le foto, le stampe fuori, perché avevamo fatto delle affissioni grandi, stampate in blueback, quindi anche l'idea di uscire dalle gallerie, dagli spazi e entrare e andare in contatto verso la gente, verso la città che non ti conosce. Quindi provare a fare qualcosa di più compartecipato, non solo non più opere uniche, ma opere collettive, ma opere che escono dagli ambiti soliti in cui vengono esposte per andare più incontro verso alla gente, per uscire fuori. È quello che molto è successo in questi anni, no? La fotografia che parla un linguaggio che è sempre più specializzato, a volte addirittura esoterico da iniziati, e si chiude dentro degli ambiti un pochettino angusti, no? Tutte le fanzine, le gallerie, i musei. Ecco, l'idea è quella anche di entrare di nuovo dentro la città, non solamente indaghiamo la città, ma restituiamo alla città qualcosa, provando a fare delle opere condivise, collaborative e che si aprono verso l'esterno. E quella è stata la prima volta. Vi ricordate che abbiamo fatto delle affissioni? Avevamo preparato. Credo che ci siano anche le foto, peraltro, sul. Sto ricondividendo. Gay White Nights. Ciao a tutti, scusate il ritardo. Ciao Davide. Ciao Davide, ci sono da qualche parte, credo, nella galleria, anche le foto di quelle affissioni che avevamo fatto in giro per la città. Comunque, se guardate un po' nel sito, le trovate. Ok, perché sono cose. Sì, la prima, no, vai di DIY Nights 1, la prima, okay. Settembre 2017. Nel sito di DIY Nights, allora. Sì. Qua. Sì, non la 4, la 1. Sì, adesso torno indietro. Quindi l'idea è questa. Qualcuno chiedeva, ma se ho un portfolio e voglio farlo analizzare per capire se partecipare, una delle cose che vorremmo fare è proprio quella di fare delle letture portfolio, vedere queste cose assieme, organizzare delle serate dedicate a questo. Queste letture portfolio potranno essere fatte magari in collaborazione con posti tipo New World Camera, ad esempio, quindi. Oppure in delle serate che dedicheremo a questo. Insomma, dobbiamo vedere bene come fare. Vi chiedo di iscrivervi alla newsletter, facciamo il primo incontro, incontriamoci, partiamo, e poi ci sarà modo di fare tutta una serie di cose. Questa qui è una foto, ad esempio, di Marco Marzocchi, che ha vinto il premio Gomma recentemente, e aveva partecipato con noi alla prima edizione. Questa qui è stata, poi qualcuno ha strappato il volto di questa persona dal muro dopo che era stata appesa, ma sono tuttora appese. Questo qui è un mio vecchio scatto, queste sono ancora appese sul Naviglio e sono passati quanto tempo è passato, ragazzi? 2 anni da qui? Madonna, già 2 anni, avevo i capelli biondi bellissimi. A settembre sono 3. Questo è Nick Argiolas, con cui abbiamo fondato e portato avanti per anni Oscura, il magazine Oscura, che nasceva da un'idea simile a questo, e anche lui ha partecipato a questa edizione.
Quindi, e queste qui erano, ecco, in questa serata qui, alla fine non si passava più per strada, cioè le macchine non riuscivano più a passare per la strada, cioè quindi c'è stata una risposta molto bella. L'idea è di replicare questo tipo di cose. Non appena si potrà sembrarsi ancora, da ragazzi, che bello! L'idea sarà di replicare serate come questa, dove semplicemente ci divertivamo tutti assieme. Allora, non però soltanto per le nostre, non soltanto per le nostre, per i nostri lavori, ok? Esatto. Ma per quelli di tutti. Quindi, che bell'uomo lì. Ok, adesso visto che ci sono delle domande, fermo la condivisione dello schermo, vado a vedere un attimino se c'è qualche domanda a cui rispondere. Però sì, tour e portfolio le organizzeremo. Quindi rispondo a chi mi ha chiesto questa cosa. Lo faremo. Ricapitolando, appena diciamo manderemo comunque newsletter prossimamente, e intanto chi vuole si può registrare nel sito dell'associazione, alla newsletter, manderemo poi tutte le informazioni e nel momento in cui si potrà partire si ripristinerà un po' la situazione e ci potremo incontrare e parlare, insomma, e discutere un po' di più. Sì, vale anche per chi, naturalmente qualcuno mi chiede, ma soltanto per i milanesi? Ma naturalmente no. Tra le opzioni che abbiamo in mente proprio in questo periodo è quello di Vittore parlava di un fotografo di cui è riapparso un lavoro, credo di aver capito di chi parla, e vi assicuro non è un fotografo di Milano. L'idea è proprio di fare queste cose anche magari per chi non è qui, magari ci potranno essere dei momenti in cui sarà necessario vedersi, però oppure se ci sono anche delle altre associazioni in altre città, si può comunque collaborare insieme e realizzando delle attività, eccetera. Assolutamente, non credo che la condivisione sia più che fondamentale, lo è sempre stata, forse anzi è il motore di questa cosa, perché nasce come una serata tra amici, il sottotitolo appunto delle serate nate era Fanzine, Beer and Friends, adesso non so se l'ordine è quello, però comunque tendenzialmente il succo era quello, e quindi la condivisione ha sempre fatto fondamentalmente da padrona, perché è una cosa molto bella. Se spulciate le foto sul sito, come vi ha fatto vedere Gabriele, fondamentalmente quando si potrà rifare, leggevo una domanda tra l'altro di qualcuno che chiedeva se ci sono le possibilità di fare degli eventi, se faremo degli eventi online, se questo periodo dovesse, forse è già... Sì, l'ho risposto io. Ah, hai risposto tu, scusa. L'ho risposto io, sì, li faremo, probabilmente faremo ancora qualcosa, non vediamo l'ora di incontrarvi dal vivo, però può darsi. Perdonatemi, vengo da una riunione di un'ora e mezza e sono un po' così, scusate. No, assolutamente, no, comunque, assolutamente, non è... c'era un'altra domanda che qualcuno ha fatto, se ci incontriamo periodicamente, tipo settimanalmente, noi ci sentiamo continuamente. Noi ci sentiamo continuamente. Naturalmente, appena una delle sezioni del sito è news, dentro quella sezione c'è un calendario che in questo momento purtroppo è vuoto. Dentro lì ci saranno tutti gli appuntamenti che noi di volta in volta stabiliremo e quel calendario si aggiornerà automaticamente. Quindi adesso ci sono soltanto magari appunto dei webinar come questo magari ci sentiamo noi privatamente, stiamo pensando, pianificando, sentendo alcune persone con cui siamo in contatto, come ad esempio il lavoro che avete visto prima di Cristina. Non appena sarà possibile trovarci, naturalmente poi chi vorrà associarsi sarà il benvenuto, adesso poi parleremo anche di questo, e a quel punto avremo dei calendari in cui decideremo in che sere trovarci e tutti quelli che vorranno. Allora, a venire a vedere ciò che facciamo, la porta è aperta per chiunque. Se qualcuno vuole partecipare alle nostre attività, allora a quel punto ci sarà un calendario in cui decideremo di trovarci. Sarà un calendario fitto quanto sarà necessario che sia. Gabriele, c'è una domanda che è salita su in chat alla quale non abbiamo risposto. C'è un utente che chiede se il materiale sensibile può essere applicato anche ad altre superfici oltre ai tessuti, tipo pietra, legno, eccetera. Sì, però è terribilmente difficile esporre. Sì, assolutamente. Vetro sono riuscito a farlo. Pietra non ho mai provato, però conosco chi lo fa. Legno mi dicono che sia la cosa più difficile, più che altro per i bagni di sviluppo. Almeno io non lo conosco. Probabilmente bisogna trattarlo. Bisogna trattare prima il legno e io non è una cosa che sono in grado di fare. Però sulle pezze, stracci, così sono diventato abbastanza bravo. Con il legno, no, sono riuscito a farlo sul vetro.
È un legno, Gab. Sono un legno, sì. Però l'idea anche della camera oscura, ma anche di una stampante digitale, da poter, se qualcuno ad esempio non ha accesso a una stampante digitale, adesso studieremo la formula, noi le abbiamo, magari possiamo usare la nostra se c'è bisogno di produrre qualcosa da appendere, ok? Cioè, quindi stiamo cercando tutti i modi possibili per dare la possibilità di fare qualcosa, ok? Di fare, di produrre, di creare. Fabrizio chiede se le fanzine sono in vendita e le spediamo in questo periodo. Sì, allora vi chiederemo di darci ancora magari un paio di settimane. Appena la situazione di circolazione è un pochino più tranquilla, non abbiamo problemi a andare in posta, a fare un pacchetto e mandarvelo. Però in questo momento è terribilmente scomodo. Quindi dal 18 in poi, se tutto va bene, sì, dovrebbe essere... Manderemo una newsletter. Sì, molte sono disponibili. Il lavoro di Cristina, le stampe in camera oscura sono esemplare unico. Il ricavato di quella vendita di andrà tutto all'autrice, quindi non è una cosa che questa associazione, c'è una cosa che non faremo, che non vogliamo fare, di fare corsi di fotografia, ok? Questa non è il nostro scopo, non è la ragione per cui siamo nati, non è quella di fare workshop, non è quella di diventare una scuola di fotografia, è uno spazio di condivisione, quindi questo magari vorrei che sia molto chiaro, perché non ci proponiamo assolutamente in questo modo, abbiamo tutt'altra finalità, ok? Ci saranno degli incontri tematici, ecco, quello all'interno del programma, non appena si spera si potrà vederci, iniziare a incontrarci, faremo degli incontri tematici. All'interno di questi incontri tematici si parlerà magari di autori, o si parlerà, o magari vedremo anche dei progetti fatti da altri autori, o vedremo qualche film, se sarà possibile vederlo, perché c'è tutta una legislazione che vediamo se riusciamo a proiettare dei film. Sì, però ecco, l'idea di avere una camera oscura, una stampante a disposizione così, è qualcosa a cui stiamo lavorando tanto e ci stiamo arrivando a questo. Appena si aprirà un po' lo spiraglio, diciamo, post-Covid, e quindi tutto quello che sarà un po' una sorta di pseudo rientro alla normalità, sicuramente quello che diceva Gabriele quando mi sono inserito è per il fatto che non siamo riusciti a fine marzo, avevamo in programma di fare questa DIY night da dove tutto è nato, e speriamo di poterla fare, perché la parte bella sostanzialmente è proprio incontrare le persone, e al di là di vendere, per rispondere al discorso della spedizione online, è più importante secondo me quasi quasi, cioè, incontrarsi, toccare con mano. Un po' la filosofia che abbiamo sempre avuto è quella che in questo momento, in questo frangente, ci porta tutti a usare della tecnologia bellissima, e quindi fare questi webinar, questi incontri online che, anzi, grazie a Dio che ci sono. Però poi, diciamo, il core business, se vogliamo dare un nome un po' particolare, è proprio quello in realtà di incontrarsi fisicamente e toccare qualcosa. Allora, tirature minime per le fanzine. Allora, a me è capitato di fare di 5 copie fatte a mano, o anche copie singole, dammi in vendita singolarmente, fino a magari qualche centinaio di copie. Se stampate da un service di stampa online, che potrebbe essere PressUp, che è quello che PressUp.it, lo trovate in rete, la tiratura minima, se non sbaglio, è 10, dico bene, 10 copie, sì, per la microeditoria. Dipende che cosa volete fare, che cosa volete andare a creare, però se potete anche fare con una fotocopiatrice in casa, lo abbiamo fatto più volte noi, e farne 2, ok? Dipende cosa avete in mente. Quindi le possibilità sul mercato sono infinite, quindi anche di queste cose poi sarebbe bello parlare quando ci troveremo e indicarvi tutti i modi. Comunque PressUp in questo momento è un service di stampa online che funziona, che noi usiamo spesso. Il lavoro che avete visto prima, che avete intravisto, di Cristina, è stampato da PressUp. Okay, giusto per fare un po' i tecniconi, una tecnologia tipo HP Indigo, quindi una sorta di stampa digi offset, per chi un po' avvezzo la tipografia offset, quella tradizionale. Digi offset, quindi, ha una sorta di qualità molto simile a quella che potrebbe essere la stampa offset, ovviamente a getto di inchiostro, non è fatta con la tecnologia offset, quindi con cianomagenta, giallo nero e via dicendo, o altri colori,
sostanzialmente però da una qualità veramente molto 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 alta. Il tuo libro Subway Zen potrebbe essere tranquillamente, cioè, fatto... Sì, quello lì sembra proprio un libro, non è, cioè, si può arrivare a fare anche delle cose che sono molto raffinate. Poi vedrete Subway Zen, c'è una preview sul sito se volete, che non rende. Quando lo prendete in mano, quello è praticamente un libro ed è stato autoprodotto. Però ecco, cioè l'idea è proprio quella di che non siano lavori nostri. Poi le fanzine sì, saranno in vendita, saranno spedite, saranno, circoleranno, però dovete, su questo dobbiamo avere un attimino di pazienza e anche tutta questa parte ripartirà. L'idea è proprio quella però di non fare assolutamente solo lavori nostri, ma di crearli in uno spirito di collaborazione, cioè non è una mostra di ciò che faremo noi, non vorrà essere questo, anzi tutt'altro. Quindi proprio lo spirito è soprattutto uno spirito collaborativo, quindi ci si potrà associare, le quote associative noi vorremmo farle partire dai 15 euro, quindi da 15 euro uno può partecipare a tutte le attività che faremo. Per quello che riguarda quelli che sono i costi vivi delle cose che andremo a creare, magari non so se ci sarà da usare una camera oscura, adesso questo non abbiamo ancora stabilito delle quote, però se ci sarà da usare una camera oscura è chiaro che come in qualunque associazione che può essere l'ARCI o quello che preferite, ci saranno da pagare magari quelli che sono i costi del, che ne so, dei chimici o della carta. Tenete conto che noi non guadagneremo un cent da questa roba, è un'associazione no profit. Tutto ciò che viene, magari da una serata viene realizzata una fanzine che viene regalata a chi ha partecipato e poi venduta agli ospiti esterni, tutto quel ricavato di questa vendita, anche se non sono mai grosse somme, milioni di euro, diventerà qualcosa che va a alimentare le prossime cose che faremo. Ok, magari per le prossime persone che vorranno creare qualcosa. Profit, infatti, esatto, cioè serve a continuare a mandare avanti questa cosa. Quando avevamo Oscura, ai tempi, il magazine, ogni copia alimentava la successiva, ok? E sull'essere lontani, tenete conto che appunto ai tempi di Oscura io stavo a Milano, Nick stava a Cagliari e Marco Marzocchi stava a Ferrara. Quindi siamo sempre riusciti a fare tutto comunque. Avere un luogo e i posti ci ospitavano di volta in volta. Abbiamo esposto in Sardegna, in delle associazioni, abbiamo fatto un sacco di cose, quindi l'idea è di continuare così, di essere itineranti, e magari saremo noi a raggiungere qualcuno che è lontano se le condizioni lo consentiranno, se ci saranno magari degli scambi possibili. Quindi sulla distanza io non mi preoccuperei più di tanto, e sul discorso magari vendite, dei numeri, così, delle formule in cui faremo, a volte ci potranno essere dei costi di materiale, per esempio le cartucce per produrre una mostra, o magari troveremo degli sponsor che non sarà necessario, lo vedremo, però tenete conto che sarà sempre qualcosa di molto moderato e ricordatevi che non sarà qualcosa su cui noi facciamo un altro lavoro tutti quanti, quindi certo. Non sarà quello lo scopo. Ma poi finanziare prossime attività. Certo. Assolutamente sì. Anche sulle mostre, no? Per esempio, abbiamo sempre prodotto delle mostre con materiali molto semplici, con fotocopie, con cartelloni pubblicitari, locandine, blue back, e non solo, tra l'altro alla fine delle mostre molto spesso le abbiamo lasciate alle persone che venivano, perché erano mostre che duravano magari 3-4 giorni e alla fine del terzo quarto giorno le persone se le potevano portare anche via, potevano portarsele a casa. Quindi proprio l'idea è quella di fare qualcosa e di curarla nel dettaglio, però di renderla accessibile. Non deve essere per forza una stampa pazzesca che costa tantissimo. Può essere anche qualcosa di molto più easy, di molto più facile. Sì, io vedo fra i nomi dei partecipanti, vedo persone con cui mi ero promesso di vedermi e che poi non sono riuscito a vedere perché poi è scoppiato tutto il pasticcio. Tipo Silvia, lei sa chi è, tutte queste persone, non mi sono dimenticato, io sto tenendo le mail, sono tante persone diverse con cui non vedo l'ora di vedermi per ritornare a fare quello che abbiamo lasciato in sospeso. Cioè proprio l'idea è proprio quella di collaborare con altre persone, non di fare cose che vorrei non esporle più neanche le mie,
quando sarà il momento le esporrò, farò, ma l'idea è proprio quella di fare assieme, no? Quindi non so se ci sono altre domande, no, mi pare di no. Se c'è qualcosa che volete chiedere, quindi partiranno dai 15 euro, adesso magari presenteremo delle formule, non so, socio sostenitore, adesso di questo parleremo a breve fra di noi, abbiamo varie idee, ci potranno essere delle quote in caso ci siano dei costi magari vivi che possono essere appunto la camera oscura piuttosto che... Tenete conto che poi sceglieremo degli argomenti da trattare oppure delle situazioni da documentare. Alcune cercheremo di sceglierle in rapporto, se sarà possibile, se troveremo dei bandi interessanti, in rapporto con altre associazioni che magari fanno qualcosa che è complementare o completamente diverso da noi. Quindi l'idea è proprio quella di collaborare per trovare degli ambiti anche in cui esprimerci e non rimanere soli. E per appunto, come dicevo all'inizio, per storie particolarmente, magari per storie più brevi o per situazioni che però hanno un valore a cui siamo legati, in cui viene scritto e serve per ricordare per la memoria, troveremo anche degli altri ambiti di pubblicazione che non siano il nostro blog, che non siano i nostri siti, ma magari proprio collaborando con testate vere e proprie. Quindi l'idea è di fare qualcosa che abbia un riscontro non solamente nel nostro produrre qualcosa che ci piace, ma anche nel nostro relazionarci col mondo che ci circonda. Quindi banalmente potrebbe essere ad esempio una open call collettiva di cui decidiamo un argomento, facevamo spesso così con Oscura, e le persone ci mandano le foto, gli associati, e decidiamo di fare una selezione e poi di queste cose si crea un magazine stampato in modo molto semplice, delle foto che vengono esposte in una mostra, le persone, ma è un'idea, è una delle tantissime idee, le persone che hanno partecipato ricevono le copie gratis e il resto viene venduto per finanziare la volta dopo che lo faremo. Oppure potrebbero essere dei monografici, c'è un progetto interessante o delle collaborazioni magari fra più fotografi esterni che hanno questo progetto, decidiamo di produrlo, si fanno le stampe, si fa la mostra, si fa magari un libretto e di nuovo questo libretto può essere acquistato da chi è interessato e ogni cosa alimenta la successiva, ogni cosa permette di creare quella che non riesce a nascere perché non ci sono le possibilità, non ci sono i mezzi, non c'è lo scambio, non c'è il luogo, non c'è il come. Ok? Quindi l'idea è proprio quella di far nascere delle possibilità, no? E se pensiamo, soprattutto in questo momento, come ci siamo trovati soli davanti ai nostri schermi, per fortuna che esiste questa possibilità, ma quanto ci ha fatto sentire la mancanza invece di quello che già ai tempi cercavamo di fare, no? Mostre, musica, avevamo gli sponsor che ci portavano le birre, birra. Le altre volte andavamo a fare la spesa noi al supermercato, le portavamo noi, però l'idea di condividere in questo modo, no? Nelle esperienze che ho avuto io, questo ha significato aerei, dormite sul divano a casa di amici, ha significato un sacco di belle cose, ha significato mettere assieme, far nascere delle conoscenze fra persone che non si conoscevano. E questa cosa dura ancora oggi, anche se il vecchio progetto è finito. Quindi io vorrei tanto andare in questa direzione, fare questo tipo di cosa. Cioè questo è il motivo per cui stiamo cercando di fare questa cosa qui. Sì, sì. Per esempio vorrei sentire, visto che ci sono un po' di partecipanti, vorrei sentire da loro anche cosa si aspettano da un'associazione, cosa vorrebbero da un'associazione che si occupa comunque di espressione personale e di entrare all'interno delle case delle persone, cioè cosa vorrei, oh, il pezzo, potremmo fare tutta una fanzine di gattini, cosa dici Gab? Davide? Queste sono quasi tutte foto mie, per cui i cani che vedete è tutta diciamo colpa o merito mio. Sì? No, beh, interessante, perché comunque sono comunque anche loro dei fruitori di quello che noi facciamo sostanzialmente, quindi è interessante immortalarli. Olmo! Sì, era giusto per mettere qualcosa mentre stavi chiacchierando. Sì, 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 no, bellissimo. Ecco qui la mia attività principale, la birra.
Ecco, fatto. No, è che è sostanzialmente tutto molto interessante perché c'è questo clima conviviale dove poi ovviamente fa da padrone sicuramente il discorso del self-publishing. In questo caso il tema era la stampa Xerox. Prima proprio parlavamo di autoproduzioni, c'era Gabriele che diceva fotocopie. Cioè, questa edizione tutti noi avevamo deciso di stampare le fanzine con una stampante, con una fotocopiatrice. Sì. E quindi poi c'è stato tutto, diciamo, anche l'allestimento con una vecchia fotocopiatrice rotta. Ci avevamo portato la fotocopiatrice al centro della mostra, era lei la protagonista della mostra, la fotocopiatrice che abbiamo provato anche a far funzionare con esiti non del tutto. Vabbè, comunque, ecco, questa è stata quasi una performance, questa mi ricordo, è stato molto bello, divertente. No, ma assolutamente, è sempre stato così, e abbiamo sempre trovato nei luoghi che ci hanno ospitato comunque anche delle risorse, delle collaborazioni, proprio la voglia di mettere assieme le persone e fare qualcosa e creare dal nulla, no? Luoghi magari vuoti che non venivano utilizzati, si riempivano di gente e da cosa nascere, è nata cosa più di una volta, in più di un'occasione. Quindi queste sono un po' le tipologie di cose che vorremmo fare. Poi, appunto, non rimanere legati anche solo alla fotografia. A me piacerebbe vedere nascere qualcosa. Vorrei ricordarti che qui ci sono state persone che si sono conosciute alla Dry Night e si sono sposate. Cioè, qui sono successe già delle cose bellissime. Bisogna dirlo. Cioè, guardalo lì, Corrado, si sarà sposato 7-8 volte. Ovviamente non siamo un'agenzia matrimoniale. Questo è Jacopo Benassi. Jacopo, sì. Benassi, che molti conoscono. Quindi è uno scambio appunto fra realtà, di cui però è aperto a tutti. Non bisogna essere professionisti, lo ricordiamo per magari chi si fosse collegato dopo. Quindi l'idea è principalmente questa. A me piacerebbe che ci si allargasse un po' magari nell'ambito video o nella. Io ho ricevuto oggi da questa casa editrice che si chiama Origine Edizioni, se volete andarvela a guardare in rete, un lavoro bellissimo che è realizzato praticamente a mano. Ci sono le copertine cucite con la macchina da scrivere, ci sono diversi tipi di carta uno insieme all'altro e sono delle poesie affiancate a delle fotografie. Loro sono specializzati in un tipo di fotografia che è in relazione con la poesia. Ecco, questo tipo di cosa a me interesserebbe moltissimo. Aspetta, Gab, posso? Sì, assolutamente. Questo qui che vedete è un libro, ok, vedete che è stampato su una carta argentata, ve lo faccio vedere. Dentro c'è una poesia, ok? Questa è una poesia. Bravo, anche questa, origine anche questa. E dentro ci sono, vedete, dei fogli così e poi delle paginate più ampie, addirittura ci sono delle stampe vere incollate con il nastro, vedete? Cioè, quindi, per esempio, a me contaminazioni di questo tipo, io adoro questo autore, però contaminazioni di questo tipo, scrittura, poesia, video, musica, sì, è lui, Davide. Allora, sì, questo l'ha regalato Vittore, però è l'altro libro, che è di Blow Up Press, invece quello è di Origini. Magari in una prossima newsletter manderemo tutta una serie di piccole case editrici tipo la Kina Press, ce ne sono tanti che fanno progetti di questo tipo. A me non dispiacerebbe collaborare con molte di queste realtà o magari anche con gente che scrive poesia, video, musica, magari musicisti che hanno voglia di suonare. Io una cosa che ho in mente da sempre è che qualcuno suoni e su un muro proiettare delle pareti che accompagnano questo tipo di musica, no? Cioè, contaminazioni di questo tipo a me interesserebbero molto, ad esempio. Ecco, cominciamo a iniziare, ok? Inizieremo da una DIY night, ci conosceremo, ci incontreremo, chi vorrà si potrà associare, e poi da lì cercheremo di fare tutte queste cose. Molte cose, magari tipo la possibilità di stampare, saranno pronte un po' prima, altre cose arriveranno nel tempo, però l'importante è iniziare. Il progetto è questo. Adesso guardo se c'è qualche domanda, se qualcuno ha la parola.
Appena si potrà, noi pensiamo di prevedere un minimo su Milano di cercare di fare un incontro al mese, tenendo conto che magari si salteranno 2 mesi, quindi 10 incontri, in cui ci saranno magari dei temi che tratteremo molto brevemente, cioè un'oretta in cui parleremo di qualche argomento. Inizialmente magari saremo noi che daremo lo spunto e parleremo, e poi vediamo se le specificità che hanno gli associati e le proposte che ci fanno gli associati, perché questa è un'altra cosa molto importante. È ovvio, all'inizio parte con lo stimolo di quelli che la creano, però lo spirito associativo è quello di dar voce a tutte le persone, e quindi si faranno delle piccole riunioni, si faranno delle piccole votazioni, si sceglierà la direzione da prendere e dove andare. Quindi c'è gente che dice: ok, mi piacerebbe crescere, collaborare, avere aiuto, consigli. Sì, organizzeremo fra le altre cose magari anche delle letture portfolio. In quello che potremo, io penso che questa cosa nasca soprattutto dallo scambio, ma fra tutti, non semplicemente con noi. Noi non abbiamo nessuna intenzione, nessuno di noi ha intenzione di mettersi in cattedra o di essere quello che decide, l'arbitro di che cosa passa, cosa no. Sarà qualcosa che verrà da sé, quello che potrà essere fatto, quello che non potrà essere fatto, magari non potrà essere fatto subito, però nel tempo l'idea è quella di unire le forze e poi le cose nascono. Quindi sì, proprio l'idea dello scambio, e se qualcuno si potrà accrescere, tra cui noi, sarà proprio grazie al fatto che si entra in contatto con realtà anche diverse. Quindi l'idea è questa. Poi abbiamo delle visioni diverse della realtà che si vede, utilizziamo delle rappresentazioni diverse della realtà. Siamo sicuramente animati da uno spirito progettuale e da un sentire comune, però utilizziamo linguaggi e modalità diverse. E questo è anche interessante, perché così si ha una pluralità di visione, anche per chi viene e vuole farci vedere dei lavori. Può avere una pluralità di idee. Però di una cosa sono sicuro: ognuno di noi ha una bella impostazione per quello che riguarda il progetto, un editing e la chiusura di questo progetto. E su questo sicuramente possiamo darvi una grande mano, cioè a finalizzare i lavori, a prendere dei lavori che sono magari un po' nebulosi e a farli diventare dei prodotti finiti. Su questo potremo darvi una mano sicuramente importante. Ecco. Questo è l'esempio, quello che state vedendo è l'esempio di un magazine realizzato recentemente. Doveva essere esposto appunto alla DIY Night, lo troverete quando potremo riaprire. Questo qui è già stato realizzato, quindi cose, e sono progetti personali. Questo qua è un progetto che ha un pochino più di tempo, un pochino più ampio rispetto ad altri, ed è realizzato su una carta fotografica patinata, quindi proprio una carta da libro di fotografia. Quindi le possibilità di cose che si possono fare sono molteplici. Vediamo. L'idea è proprio quella di creare tutto questo tipo di cose. Se capiterà anche l'idea di vedere, se sarà possibile, vediamo un attimo, vedere anche qualche film, vedere qualche documentario, discutere sul lavoro di alcuni autori. Andare a vedere, a visitare delle mostre assieme, anche semplicemente organizzarci un weekend per andare a visitare delle mostre di alcuni autori assieme, e quindi condividere un percorso di crescita e di interessi messi in comune. C'è qualcuno che ci scrive, per chi è interessato, magari se qualcuno si è collegato dopo, vi ricordo che c'è un sito che è associazionediy.org, lo vedete condiviso in questo momento. Dentro, nella prima pagina, c'è la sezione newsletter. Iscrivetevi lì, perché da lì noi comunichiamo tutto ciò che facciamo e faremo. Nella sezione news c'è un calendario che piano piano ospiterà, purtroppo è vuoto in questo momento, ospiterà le cose che vorremmo fare. Nell'ultima newsletter abbiamo mandato ad esempio un progetto che io porto avanti con un amico ormai da anni, che si chiama Connection. Noi viviamo lontani, ma siamo cari amici, e noi portiamo avanti questa daily life, quindi fotografia sul quotidiano,
che lui fa delle foto in Norvegia dove vive, io faccio delle foto qua, mettiamo assieme la nostra visione e ne facciamo una sorta di diario molto intimo. Questa volta, invece di stamparlo, visto il periodo, l'abbiamo creato in PDF e l'abbiamo inviato a tutti. Okay? Quindi questo tipo di collaborazione, che però la prossima volta potrei non essere io con Andrea, ma potrebbe essere chiunque di voi con chiunque altro. Okay? È proprio questa la cosa. Prendeteli giusto come esempi questi lavori. Piano sì, piano l'idea è proprio che possa ospitare cose ben differenti. Questo qui è il Forte di Santa Tecla a Sanremo, che ci ha ospitato per l'ultima edizione. E qui c'erano già foto incorniciate, polaroid di grande formato, c'è stata una piccola conferenza in cui abbiamo raccontato tutta una serie di cose e su questo mondo, e il posto era una meraviglia. In riva al mare, bellissimo, ok? Cioè, quindi un'esperienza splendida. E questa qui è una delle collaborazioni che abbiamo fatto. Adesso abbiamo caricato giusto qualcosa per rendervi l'idea. Sì, ecco, vedendo questi lavori vi ricordo tra l'altro, se adesso magari voi dite, ma dico, parlo dei partecipanti, oddio, ma poi chissà come andrà, adesso non si può fotografare, però ci sono alcuni di questi lavori che sono fatti recuperando le vecchie fotografie che avevamo nell'archivio e rimontandole in storie nuove. Ecco, se c'è una cosa che posso consigliarvi di fare, se avete voglia e tempo in questo periodo, ma penso che di tempo possiate averne, è quello di riguardare i vostri archivi. Riguardare i vostri archivi e cercare con un proposito, cioè non guardarli solamente per ricordarsi, però trovare quelle sensazioni forti che hanno attraversato la vostra vita dentro gli archivi. Assolutamente. Tirare fuori delle storie nuove fatte con quelle emozioni che avevate catalogato, avevate fotografato allora. Ecco, questo può essere un bellissimo esercizio, perché se iniziate a costruire qualcosa del genere, che non è legato a un progetto specifico, ma proprio al dipanarsi della vita, molti di voi fotograferanno per ricordarsi, qualcuno fotograferà per tenere un diario appunto della propria vita. Ecco, riguardatelo e provate a creare delle nuove storie possibili. Le fotografie, dopo un po' che sono scattate, sono, e non è purtroppo una metafora mia, come delle barche che hanno perso gli ormeggi. Voi le prendete, le potete rimontare e costruire delle storie nuove. Ecco, in questo periodo di attesa, che poi ci rivedremo, no? Perché prima o poi ci rivedremo, iniziate a riguardare i vostri archivi e a ritrovare delle storie, a creare delle storie nuove. Così nel momento in cui ci vediamo e ci incontriamo, avrete tante, tante cose da proporci. Sì, questa qua è a Torino, che avevamo appeso stampe anche di grande formato, blueback, cose di formato più. Bene, comunque, allora, non so se qualcuno ha delle domande, tenete conto che a un certo punto vi comunicheremo, speriamo prima possibile, quando sarà questa famosa DIY Night, manderemo probabilmente ancora, vi invitiamo, se non l'avete già fatto, a iscrivervi alla newsletter, manderemo una newsletter, magari nella prossima vi comunico tutte queste piccole case editrici che noi prendiamo anche un po' come punto di riferimento, così se qualcuno non le conosce può vederle e supportarle magari anche comprando magari dei progetti che loro vendono, perché stiamo parlando di realtà molto piccole, di cui molte sono italiane. La cosa interessante è che moltissimi di questi progetti sono progetti fatti da italiani, siamo fra i più grandi stampatori conosciuti al mondo e potete farvi un'idea di che cosa esiste, di tutte le cose che ci sono attorno. A un certo punto apriremo quindi la serata in cui conoscerci e apriremo la campagna. Prima vi incontriamo, facciamo la prima serata, iniziamo e poi apriamo la campagna associativa. Ripeto, per chi non avesse sentito, si partirà dalle 15 euro all'anno, cioè quindi qualcosa di veramente minimo, e poi vediamo un attimino quali sono le quote per quello che c'è bisogno, se ci sono progetti più, magari più, che anche per noi sono costosi, anche semplicemente a livello di materiale, ok? Certo. Quindi l'idea non sarà, ripeto, perché qualcuno me l'ha chiesto anche privatamente, non sarà di fare workshop, ok? Quindi non questo, per quello ci sono altre realtà, altre
altri luoghi, altre strutture, altri tipi di progetti. Ok? Non è qualcosa a cui noi puntiamo nella maniera più assoluta. Non so, c'è qualcun altro che ha qualche domanda? Noi non vorremmo farvi alcun... Per esempio, vedo che c'è Ryuichi Watanabe, no? Che produce un sacco di fotografie così, ma io non ho ancora visto una sua fanzine, non ho ancora visto una sua... La facciamo! Produciamo una fanzine di Ryuichi. Insomma, come mai? Come mai? Perché ho visto che fa dei diari che ha visto fare da qualcun altro, attacca le Polaroid in giro, l'ho visti, però pochi... Ogni riferimento puramente casuale, vero? Però di fanzine di Ryuichi non l'ho viste, eh? Qui bisogna darsi una mossa. Poi in realtà vedere un po' chi c'è online, vediamo che adesso stalkerò qualcuno. Il consiglio, secondo me, ci sono fortunatamente un sacco di amici, ex studenti e persone nuove. Secondo me fondamentalmente il consiglio che poi c'è una intervista che mi fece Ryuichi proprio sul self-publishing ancora prima che esistevano già le DIY Nights e il gruppo, anche se l'associazione non era ancora, diciamo, solida come ora, è proprio quello, il fatto di fare do it yourself. La filosofia è quella, fatevelo, cioè non state a... Guarda, ma Ryuichi è al lavoro. Ryuichi è al lavoro. È in negozio, sì. È in negozio. Ah! Ma certamente, io sono ancora in negozio, ho seguito voi. Vedi? Mamma mia, grande. Che onore, bellissimo. Guarda. No, comunque vedo un sacco di amici, assolutamente. Qualcuno... Sì, vedo Sandro da Genova, che bello. Ci sono persone, ad esempio, so che qualcuno di queste persone, adesso poi ci sarà modo nel luogo adatto, collaborano già con delle associazioni, ad esempio nel Pavese, che noi non vediamo l'ora di ospitare per fare qualcosa assieme, ok? Sono progetti sulla fotografia anche in quel caso, Mauro, qualcuno lo conosco. Tanto. Quindi noi non vediamo l'ora di fare queste cose. C'è, ad esempio, Fabrizio da Londra. Marco da Palermo. E Fabrizio che vive a Londra, che... ospiteremo sicuramente con un suo lavoro personale che ha realizzato in questi anni. Quindi lui sarà uno degli ospiti che sicuramente avremo per raccontarsi in uno scambio con tutti quelli che vorranno partecipare. Quindi racconterà il suo progetto, ve lo faccio vedere velocemente. Questo progetto qui, ad esempio, è uno dei progetti che abbiamo deciso di ospitare appena sarà possibile in associazione. E questo progetto qui, ad esempio, è un progetto che noi volevamo che fosse messo in mostra e in una sorta di discussione più che di mostra davanti a tutti, cioè in una sorta di discussione fotografica. Quindi questo è un progetto personale di un fotografo che non fa parte dell'associazione, ma che semplicemente ha voglia di condividere ciò che fa. Potete andarvelo a vedere. Come non fa parte dell'associazione, farà parte dell'associazione. Sì, no, cioè nel senso che non fa ancora parte dell'associazione. Non è fra di noi che l'abbiamo ideata, diciamo. Sì. Però l'idea è proprio quella di aprire e di far conoscere magari un progetto che secondo me ha tanto da dire, ha tanto da passare ad altri e che diventi uno scambio. Quindi questo progetto magari andatevelo a guardare, anche ad esempio un progetto cartaceo in vendita. L'idea, vedete, noi alla fine andiamo sempre a battere qui su questi progetti che poi diventano qualcosa di fisico che può uscire da un computer e può diventare qualcos'altro. Quindi perché ci sono un po' di domande. Questo tipo di cosa è quello che noi vorremmo fare. Non solo, vedete, poi vanno sold out i progetti, quindi affrettatevi perché questi progetti vengono fatti in un numero di copie che non può essere infinito per ovvie ragioni, però l'idea è proprio quella di fare questo tipo di cose con la fotografia di altri, quindi di dare una chance ai progetti di esistere, di diventare qualcosa di più di qualche JPEG su un sito che poi nessuno riesce a conoscere, perché la roba da vedere vi sarete resi conto in questo periodo che è tantissima. E quindi uno quante dirette può seguire, quanti webinar può seguire, quanti siti può guardare. No, un libro resta. Quando a un certo punto traslocate, aprite e dalla libreria vi rendete conto che avete
questo libro qui, ok, che è un progetto che ha fatto un'associazione che sta in Sardegna, peraltro, e quindi questo resta, il sito di questa associazione non c'è più, è stato chiuso e ormai è stato cancellato, quindi il libro è restato, e quindi la nostra filosofia vuole essere anche un po' questa, e si può fare perché l'abbiamo fatto un sacco di volte. Certo. Noi vi potremo assistere per tutto ciò che è l'impaginazione, l'invio in stampa, questo tipo di cosa lo possiamo seguire noi, lo possiamo fare noi, ok? Però ovviamente non possiamo fare tutto da soli, l'idea deve essere anche vostra. Certo. L'idea è questa, questa parte la possiamo seguire totalmente noi, ma il materiale non deve essere solo il nostro, altrimenti avremmo continuato a fare ciò che facciamo comunque e a stampare le nostre cose. Capite? Vedo che ci sono un sacco di Federica, Federichi, Federici, tantissime, Federiche, tante. Se mettessero le Silvie, ci sono le Silvie. Silvia. Sto cercando di rispondere. Allora, qualcuno mi ha chiesto Fabrizio Quagliuso, non sono riuscito a rispondere, non ho capito il perché, non ha funzionato il tasto. Sì, Fabrizio Quagliuso è lui. Ok? E non sono riuscito a rispondere, non ho capito perché non mi funzionava la tastiera. Allora, ecco, guarda lì che si vede il lavoro su InDesign. Eccola, guarda, ma chi è che lo sta facendo andare? Io. Ah, bravo, bravo, Davide. questo è un impaginato, di InDesign. Sì, tra l'altro, se siete bravi, Davide verrà a casa vostra. Tra l'altro, è bravissimo anche a pulire, a fare le pulizie. Mentre io sono bravo a sporcare, Davide è bravissimo a pulire. Anche a cucinare, se volete. Cucinare, esatto. Se vi va di sfiga, vengo io. Se invece siete fortunati, viene Davide e vi insegna a fare le fanzine a casa. Ok, sto rispondendo ad alcune domande. Valutare se il materiale è degno. Ma quell'orecchino lì è di chi penso io? È di chi pensi tu? Bravo. Oh, ma che dolce! Ragazzi, la bellezza anche avere delle persone dolci come Davide. Che è un valutare se il materiale è degno di diventare un documento stampato. Allora possiamo decidere assieme se il progetto magari è maturo per essere stampato o no, parlandone assieme. Noi non vogliamo essere i giudici o gli arbitri o i professori della situazione, cioè l'idea è collaborativa, ok? Questo non vuol dire che qualunque cosa arriva la possiamo stampare, ma neanche io non posso stampare neanche tutte le cose che vengono in mente a me, capite? Perché è impossibile. Ci daremo un limite, un tot di progetti all'anno che possiamo esporre, stampare, produrre, in base al tempo e alle possibilità e a quello che riusciremo a fare. E poi dopodiché non è una gara chi viene pubblicato, chi no, l'idea è proprio quella di... Poi tenete conto che il primo anno ci si conosce per forza, noi avremo in mente dei lavori che conosciamo già, ma semplicemente per aiutare nella programmazione, in modo da arrivare ad avere una programmazione, ma poi assolutamente si inizia a collaborare su delle cose nuove, Sì, tutto ciò, poi se possiamo dare un consiglio ed essere utili, magari dare delle non delle direttive, ma magari delle opinioni così, ma tutti assieme, ben volentieri. Magari per quello che saremo in grado di fare, la nostra esperienza è a disposizione, naturalmente. Però non è l'idea di essere giudici, non saranno dei concorsi dove tutti mandano un progetto e dobbiamo decidere quale stampare. Non vorrei che fosse così. Ci sono un po' di domande, giusto perché sennò magari ce le perdiamo. Allora, grandissimo Cosimo che chiede: InDesign, chi fa DIY usa Scribus? Allora, personalmente io credo che se vi dico con la prima fanzine come impaginata, vi vengono i capelli più bianchi dei miei. E ho usato Microsoft Publisher, quindi si parla di molto tempo fa. A me piace molto in realtà farla anche a mano. Colle e forbici, proprio metodo fanzine anni 70, punk hardcore, tutto quello che era il mondo legato appunto al fenomeno Oiska punk, poi tutta la parte legata al mondo graffiti e skate. Raccolta. Quello che dico, fatelo come più vi piace, non c'è un modello. Io uso InDesign perché ho la licenza
e lo uso per lavoro e quindi è comodo sostanzialmente. Poi se volete rispondere anche voi, ragazzi, rispondete. Vedo Federico, no, però ragazzi, non entriamo chi usa cosa, perché sono solo mezzi. Infatti, sono solo mezzi, no, perfetto. Come con le macchine fotografiche. E come Tiziano che usa Leica. E come Tiziano che usa Leica, che è con noi, Tiziano, e tutte le volte ci abbiamo i battibecchi, le battutine. No, usate quello che preferite. Metteremo una foto, metteremo una fotocopiatrice Xerox usata da qualche parte e le faremo così, guardate. Federica, non so se abbiamo già risposto, sono arrivato dopo, diceva come si arriva a decidere quante copie realizzare, ok? Dipende solo dalla domanda, ci sono motivi legati al preservarne l'unicità limitando le copie disponibili? Allora dipende cosa vuole fare una persona, è un po' come se magari qualche musicista ci sta seguendo, magari come il vinile a tiratura limitata o il libro a edizione limitata. Disattiva un secondo lo sharing del... Noi ti vediamo tutti. Okay. Scusatemi, e quindi sostanzialmente dipende, per esempio, di questo libro qua, che non è mio, è di un bravissimo autore che si chiama Andrea Geremia, che è un libro fatto nel 2018 di Origine Edizioni, io ho la 37 di 100, perché? Perché è un libro che è stampato offset, però è rilegato tutto a mano, quindi all'interno ci sono mille cose, quindi non se ne possono fare mille copie di queste cose, perché costa fottio, e poi sicuramente rende l'oggetto da un certo punto di vista unico. C'è questa bellissima velina con il nome Andrea Geremia Tell About the Children, è il lavoro dei suoi figli, un lavoro bellissimo, di un'intimità pazzesca, delle foto fantastiche, e in questo caso è diverso rispetto a quello che ha fatto vedere prima magari Gabriele o questo che mi ha regalato il buon Vittorio al mio compleanno, dove sicuramente non c'è una stampa edizione limitata, perché no, ma assolutamente, poi bisogna vedere se chi 400 copie, scusatemi, sì, chi fa un progetto decide di fare in modo che si diffonda più possibile, quindi darlo a più persone possibili, oppure vuole renderlo unico. Uno può farne anche una copia sola e regalarla, ok? Quindi nel senso dipende come tu vuoi che il lavoro circoli. Io non entro mai nel desiderio di qualcosa di collezionistico, a volte ne faccio poche perché è molto laborioso, quindi le vendo magari un pochino di più perché sono solo quelle, se no non mi ci pago neanche le spese di averlo fatto, ma proprio semplicemente perché non posso farne di più. Se poi tu vuoi farne due copie, una per te, una per una persona speciale a cui magari decidi di regalarla, va benissimo. Quindi dipende quanto tu vuoi che circoli, secondo me il vero concetto è quello. Come dire, mando le foto privatamente a qualcuno oppure le pubblico su un sito e le vedono tutti? È lo stesso concetto. Ok? Beh, comunque, io direi che allora i messaggi che vi dovevamo passare ve li abbiamo passati tutti. Io non vi torcherei più di così. Se non ci sono domande, possiamo tranquillamente lasciarvi liberi di andare. Però potremmo fare così, concludiamo con un premio, che questo mi sembra bello, okay. Vediamo se scoprite quanti gatti abbiamo noi in totale, cioè se scoprite fra Vittore, Matteo, Davide e Gabriele quanti gatti abbiamo. Allora, 7 gatti. Quanti sono? 2? Teo, tu ce l'hai il gatto? Hai mangiato? L'ha cucinato. Uno l'avete già eliminato perché lui non ha gatti, per cui... Vediamo se qualcuno ha indovinato. Ah no, oddio, cosa ho fatto? No. Chi è che ha indovinato? No, non ancora. Come no? Non ancora. 16, 9, 17, 8, 4, no, si allontani. Vabbè, ma il premio cosa vince il premio? Infatti, soprattutto, cos'è che vincono? Una serata con Vittore. Possono scegliere, va Davide a casa loro, gli insegna in design e pulisce, o vado io, non gli insegno in design, sporco e matto. Ok. Va bene, vi ringraziamo veramente, i gatti sono 5, vi ringraziamo di aver partecipato... Adesso Vittorio va a prendere i suoi, io i miei no perché sono impegnati nella caccia al piccione sulla finestra. La mia è qua. Quindi, happy. Bene, ciao. Ciao.
una la vedete. Una la vedete e prendo l'altra, vediamo se viene. Eccola, ferma qui. Eccola. Comunque, vediamo se c'è qualche domanda ancora. C'è, no, sono tutti numeri legati. No, ringraziamo ovviamente a nome di tutti Nock, New World Camera per la chance. Diamo la parola per fare i saluti. Di comunicare questa. Tanto grazie di averci ospitato, siete stati gentilissimi. Arrivato eccolo! Era Cherry? Sì, Cherry. E Cake non so dove sia. E Cake vale per tre gatti miei. Cake vale doppio. E quindi no, grazie Luigi, grazie Giordano per la chance. Speriamo davvero di poter fare qualcosa assieme prima possibile con tutti. Noi non vedevamo l'ora, questa cosa qui, io in fretta e furia ho preparato il sito perché non vedevo l'ora di iniziare, così mai nessuno ci sarebbe potuto aspettare un evento come questo, quindi ho ancora più desiderio di fare e di creare proprio per quello che è avvenuto e proprio per tutto ciò che è successo, no? Era Cake! Secondo gatto. E quindi niente, vi daremo nostre, noi non stiamo a martellare di newsletter, magari ne manderemo una per darvi alcune info utili, ne manderemo una per comunicarvi magari quali sono i prossimi step o esatto, come siamo messi, come stiamo organizzando, non faremo spam, ecco, se volete tenervi aggiornati iscrivetevi alla newsletter e appena possibile cominceremo con questa cosa. Cominceremo con la prossima DIY Night, appenderemo un po' di roba e sarà roba nostra per il momento, qualche piccola collaborazione. Ma non è detto, perché abbiamo già, già il lavoro della Cristina è già pronto. Quindi. No, io assolutamente, quello sarà sicuramente esposto e in vendita, ed è un lavoro secondo me splendido che dovete assolutamente, l'abbiamo creato proprio a mano in camera oscura, in lunghi pomeriggi di progetto assieme. Venite a vederlo, è molto interessante. Quindi all'inizio ci sarà questa serata, questa DIY Night, e poi passeremo a tutto ciò che verrà. Però l'idea è proprio parlarne assieme e per quella serata lì apriremo anche la campagna di tesseramento. Dovete avere un attimo di pazienza perché stiamo aspettando i tempi burocratici della Camera di Commercio, che in questo momento aveva cose più urgenti di cui occuparsi. Quindi appena tutto questo riparte, cominciamo, ok? Quindi vi daremo nostre news. Non so se ci sono altre domande, se no vi lasciamo tranquillamente. Ryuichi, vuoi dire qualcosa? Giordano, vuoi dire qualcosa? Devi aprire il microfono, Ryuichi. Sì, no, ma intervengo io se posso. Ciao, grazie a tutti. Innanzitutto grazie a tutti, grazie a voi, grazie alla vostra associazione, perché siete veramente le persone più ispirate in questo momento e siete per noi, siete il compimento del cerchio, perché se c'è una cosa che ha sempre ispirato New York Camera non è soltanto vendere le macchine fotografiche, ma anche dare un seguito all'acquisto, trovare il modo di produrre, di godere delle proprie fotografie, e le fotografie sono belle e diventano belle, utili, quando le si può condividere, per cui associazioni e persone come voi per noi sono veramente il compimento di quante cose noi abbiamo sempre fatto, sia come negozio e anche con la divulgazione, il canale YouTube, il sito Nock Sensei e tante altre cose. Per tutti quelli che volevano magari un consiglio sul lavoro che stanno facendo, così troveremo delle serate adatte. Una delle cose che avevamo pensato all'inizio, appunto, magari organizzeremo delle letture portfolio anche con Nock, vediamo, cioè qualcosa ci inventeremo e qualcosa riusciremo a fare, no? L'idea, avevamo parlato in un pranzo poco prima che chiudessero tutta la città, anzitutto era già tutto vuoto, però adesso lo ricordo con così piacere, l'ultimo pranzo che ho fatto fuori. Esatto, è stato uno degli ultimi pranzi proprio con Giordano e Luigi, parlando di questa cosa, dicevamo ok, possiamo organizzare delle letture portfolio in negozio, e chi vuole, magari anche da lontano, può venire e può portarci un lavoro e ci dividiamo in tavoli e magari vi diamo qualche dritta per quello che siamo in grado di fare. Certo, assolutamente. Chi vuole venire da lontano magari può anche organizzarsi in quell'occasione lì, no? Però lasciateci partire, dateci un attimino
saremmo già partiti se potessimo, lo faremo appena sarà possibile, come tante altre realtà che esistono in giro, no? Anche non solo in fotografia. Certo. Quindi, posso dire una cosa? Sì. Certo. Gabriele, stai bene con questi capelli, cioè questo look degli anni 80. Sì, sì, ma sembra un po' Mickey Rourke. Sì, uguale, Mickey Rourke, proprio uguale. Sì, sì. Sì, esatto. Cioè, quello che mi piace di voi è che siete sempre così allegri. Cioè, guarda, la fotografia, cioè quella, cioè scervellate di questo, quell'altra. In realtà ci vuole questa allegria, semplicità, di godere, cioè proprio esprimere il sentimento. Cioè, cavolo, cioè, se foste qua, io vi bacerei a tutti. Ma bisogna un metro che arrivo, io posso uscire? Venite tutti quanti. No, ma appena sarà possibile verremo. Certo. Verremo. No. Speriamo che sia prima possibile. Va bene, grazie ancora. Grazie a tutti. Salutiamo tutti. Saluti a tutti. Grazie mille per averci seguiti. Se chi vuole ci mandi pure un'email, risponderemo. Sì. Okay. O iscrivetevi alla newsletter. Sul sito trovate il modulo dei contatti, usatelo. D'accordo? Ciao a tutti. Ciao, buona ciao serata. Tutti. Buonanotte, ciao. Grazie ragazzi. Ciao. Il mondo della fotografia è la tua passione? Scopri New World Camera. Ampia scelta di materiale fotografico. Usato garantito e nuovo. Prenotabile anche online. Spedizione in tutta Italia. E servizio di riparazioni e revisioni. New World Camera. Il cuore pulsante della fotografia. A Milano, in Viale San Michele del Carso 4. E sui social. newworldcamera.it